Solagrital, Zuccherificio, Carrefour, aziende delle costruzioni e non solo. La crisi sotto l'albero di Natale. Buonasera amiche ed amici di Mobidic. Parleremo di questo in questa puntata con tanti ospiti. Soprattutto faremo parlare i lavoratori direttamente, i lavoratori che vivono sulla pelle questa crisi. E in studio c'è l'assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico, Michele Scasserra, che cercherà di dare per quanto possibile qualche risposta. Buonasera Michele Scasserra, Buonasera assessore Giovanni, regionale. buonasera ai A telespettatori. Buonasera, seguire il segretario regionale della UILTUCS, Pasquale Guarracino. buonasera a Buonasera. tutti. Poi Russo, delegato RSU, CGIL alla Solagrital, che è no, Matteo, mi sbaglio se, Mariano Mariano Russo. Russo. Buonasera. Buonasera. Domenico Dullo, un volto noto ormai, RSU Solagrital della CISL. Buonasera Giovanni. E poi, buonasera, e poi c'è chi rappresenta il settore, l'ANIEM, il settore delle costruzioni che davvero ha superato ogni limite della crisi, cioè sta veramente nel baratro, ed è Angelo Santoro. Buonasera Santoro. Buonasera. A Telvolo li saluto velocemente, c'è Gennaro Miozza che è un avventizio dello zuccherificio. Buonasera Miozza. E c'è Alessia Antenucci che è una RSA della UIL. Per quanto riguarda il centro commerciale Carrefour, Buonasera a abbiamo un tutti. collegamento in diretta con Boiano dove c'è Giuseppe Lanese. Se, vediamo intanto se funziona con Lanese, subito a Boiano. Giuseppe, a te, buonasera. Sì, mi senti? Buonasera, Sì, forte e mi chiaro. sentite? Buonasera. Forte e chiaro, Sì, Giuseppe. buonasera a tutti voi, buonasera Giovanni, buonasera ai nostri telespettatori e anche agli ospiti in studio. Siamo qui nella sala consiliare di Palazzo Colagrosso e con noi ci sono vari ospiti, poi lo vedremo più tardi. Ok, grazie. Allora, Assessore Scasserra, una panoramica generale. Questa situazione di crisi a Natale, una crisi che dura da alcuni anni e che non si attenua. Come la vede oggi la situazione del Molise, quella produttiva e quella occupazionale? Beh, per essere chiari, la situazione è di crisi evidente, di una difficoltà perdurante, una difficoltà non molisana, ma anche molisana, difficoltà in cui l'Italia versa sia per contingenze oramai che sono diventate strutturali, diciamo, negli ultimi anni, e sia per un'emergenza che adesso trascinandosi sta lasciando, diciamo, i segni più evidenti e i segni più brutti proprio in questi anni in cui ci aspettiamo invece la possibilità almeno di una ripresa. È chiaro che quando i momenti sono così difficili, le aziende sono davvero in grave difficoltà, i fidi con le banche sono sempre al limite quando non si è andati oltre, e le produzioni quindi sono scese, c'è difficoltà anche di interazione tra imprenditori nel rapporto, diciamo, tra fornitore e cliente, quindi anche una mancanza di fiducia, perché si teme, insomma, che possa succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro a partner storici anche commerciali, e c'è il problema occupazionale che adesso rappresenta effettivamente la cosa più grave, perché in coda a tanti ammortizzatori sociali, in deroga ordinari, prorogati, controprorogati, adesso c'è il rischio serio, concreto, l'evidenza che purtroppo diverse unità lavorative, diverse persone, diverse famiglie rischiano di non avere un sostegno al reddito. Questo è un qualcosa che dobbiamo assolutamente cercare di evitare, dobbiamo cercare di muoverci con il massimo dinamismo per cercare di tamponare questo problema davvero serio, che a Natale si sente di più, ma non è soltanto un problema natalizio, è un problema di ogni giorno ed è un problema che va affrontato a 360 gradi, come diceva lei, in tutti i settori, non soltanto in alcuni, non soltanto in aziende più grandi, ma anche in aziende piccole, medie, in piccole attività, perché effettivamente, insomma, si tratta del reddito dei cittadini a prescindere da quale lavoro svolgano, che sia un lavoro autonomo di piccoli imprenditori, che sia lavoro dipendente, che sia collaborazione occasionale. C'è bisogno di rimettere in piedi in qualche modo il circuito e noi speriamo molto che attraverso qualche azione davvero forte di ritorno di fiducia si possa tentare di rimettere in piedi un circolo virtuoso, perché al momento effettivamente le soluzioni che si vedono non sono molte e soprattutto non sono immediate. Il giornalista economico Oscar Giannino stasera è stato a Campobasso con Massimo Romano,
ha denunciato una peculiarità del Molise, ed è quella a suo modo di vedere, ma è anche una cosa molto evidente, che la Regione, quindi l'ente pubblico, interviene molto nelle attività che dovrebbero essere dei privati, tipo le partecipate, e questo secondo lui è un grosso handicap, è così? Beh, io ho molta stima di Oscar Giannino come giornalista economico, come economista, credo di no, credo, noi l'abbiamo sempre denunciato, diciamo, un intervento pesante ed eccessivo, diciamo, del pubblico all'interno del privato come regolatore è un intervento sempre sbagliato per definizione, però in momenti così difficili, in momenti così particolari, secondo me c'è bisogno dell'appoggio del pubblico che possa svolgere il ruolo anche di microbanca d'affari, di garante, di non di sostituzione ma di affiancamento ad un sistema del credito, ad un sistema anche di garanzie. Vede, quando c'è difficoltà il pubblico interviene, lo hanno dimostrato gli Stati Uniti d'America, l'ha dimostrato la Russia, l'ha dimostrato il Giappone. Il problema non è intervenire o non intervenire, il problema spesso è come si interviene, perché intervenire senza un'idea chiara, senza un obiettivo ben individuato e senza dei presunti ritorni e aiuti reali alle aziende a cui ci si affianca, spesso crea più un danno che un vantaggio. Ma un intervento mirato, calibrato e soprattutto che abbia un contorno ben definito di ritorno di quell'investimento, per carità la componente di rischio c'è sempre, è un dovere, io credo, da parte del pubblico, che vuole sostenere la propria attività produttiva. E come quando, insomma, c'è qualcuno che sta in difficoltà, anche nel camminare, che lo si aiuti facendolo appoggiare un attimo sulla spalla, rimettendolo in carreggiata, io credo sia un dovere che qualsiasi buon padre di famiglia debba esercitare. E il pubblico in questo caso deve essere il padre di famiglia, aiutando realmente. Questo è il contesto generale nel quale introdurremo poi gli aspetti specifici e particolari. Allora, rispetto a questo, chiedo a Guarracino, faccio un'osservazione. Normalmente in tempi di crisi che abbiamo sempre vissuto più o meno ciclicamente, il settore terziario è rimasto quasi sempre ai margini, anzi era un po' lo sfogatoio per aumentare i livelli occupazionali. Oggi non è più così. Assolutamente no, oggi non è più così ed è facilmente confrontabile come pensiero. Ci troviamo nelle situazioni dove il settore del terziario e del commercio in particolare sta vivendo un momento di profondissima crisi, non ultima proprio appunto anche le informazioni che ci daremo stasera sulla vicenda Carrefour dimostrano il fatto che anche dei colossi storici che sono presenti ormai in tutto il mondo stanno abbandonando il territorio molisano. Questo è un segnale preoccupantissimo a mio avviso, ma peggio ancora succede a quelle aziende della piccola distribuzione o addirittura monocellulari o addirittura marito e moglie che decidono di diventare imprenditori e di rischiare aprendo una qualsiasi attività commerciale. O il giovane che non trova lavoro e che cerca di aprire un'attività. Esattamente. Non c'è lo spazio. Esattamente, oggi non c'è lo spazio, e soprattutto chi ha rischiato facendolo si è trovato poi a distanza di un po' di tempo a dover chiudere. Io non sono d'accordo tanto con l'affermazione dell'assessore rispetto al pubblico nel privato, perché questa poi dopo è una questione che potrebbe diventare soltanto ideologia nei numeri, e mi spiego, che quelle che sono le aziende grandi che meritano un'attenzione diversa magari sono supportate poi dopo da una serie di situazioni, mentre dopo davvero tutti i piccoli e tutti i medio piccoli sono destinati alla morte clinica. E questa ormai... Però mi viene una domanda. Scusa, questo è un processo alle intenzioni però, perché noi anche con recenti provvedimenti di finanza, e il Mi Fido di Te è un esempio evidente, le piccole imprese. Siamo andati a sostenere proprio i piccoli, quindi io non ho parlato di sostegno ai grandi. Stavo terminando. Però mi viene una domanda, anche io voglio fare una domanda su questo. Nel caso di Solagritale e Zuccherificio, parliamo di due grandi aziende che danno occupazione a qualche migliaia di lavoratori. Certo. Senza il pubblico, che si dovrebbe fare? Si dovrebbe chiudere? La Regione dovrebbe uscire così, sic et simpliciter? Io sono dell'avviso che in queste grandi realtà c'è bisogno di capire veramente qual è il problema e il meccanismo che non funziona. Perché un'iniezione di liquidità sicuramente al momento dà un supporto tecnico importante. Però è chiaro che quell'iniezione di liquidità non può avvenire ogni anno, ogni mese o ogni giorno.
anche se noi tutti volessimo, insomma, che la sorte di questi lavoratori, come di tutti gli altri lavoratori, ci vorrebbe un progetto chiaro di autosufficienza, ci vorrebbe un progetto industriale chiaro e capire veramente i consigli di amministrazione cosa pensano. Mi dice velocemente quali sono nel settore del terziario le crisi, a parte le piccolissime attività che diceva Carrefour, quali altre ci sono? Ma abbiamo dati che non sono incoraggianti in tutta la distribuzione in generale. Ormai la distribuzione sta vivendo un momento drammatico e quindi tutta la distribuzione in generale è veramente in crisi, come per esempio l'elettronica è in crisi e come altri grandi... Quanti posti di lavoro sono a rischio complessivamente in questa regione? Ma guardi... quel settore ovviamente. Certo, in quest'anno già 1 milione ne abbiamo persi, a differenza di quello che si diceva, dove sembrava che fossero sul piatto del territorio molisano 10.000 posti di lavoro. Ne avanziamo 11.000 in realtà, perché 1.000 in quel settore già ne abbiamo persi e 10.000 non li abbiamo visti, insomma speriamo che a stretto giro potremo vederli. Russo, qual è oggi la situazione dentro la ex Solagrital? Perché ormai Solagrital non c'è più, è andata in gestione alla GAM. Oggi qual è la situazione? La situazione è ancora molto difficile. È vero che noi abbiamo preso delle mensilità arretrate con la delibera fatta dalla Giunta regionale, però la situazione della GAM è molto difficile perché è un'azienda che è partita anche con molti debiti, anche la GAM, ha una rete commerciale molto limitata e quindi le faccio solo un esempio per lo stipendio di novembre, che ci doveva metà stipendio di novembre dal 14 al 30 di novembre doveva pagarci la GAM, probabilmente ce lo pagheranno in 3 tranche. Perché qualcosa ci hanno dato ieri, qualcosa ce la daranno forse la settimana prossima, per la fine ce la daranno, per chiudere lo stipendio ce la daranno a fine anno. Quindi è una situazione ancora molto difficile, le faccio presente anche che ci sono allevatori e trasportatori che ancora non... E ci collegheremo tra un attimo con loro, Le loro spettanze e noi siamo fortemente preoccupati per il futuro, perché... vediamo che sembrava la salvezza di questa azienda la GAM, ma si è rivelata tutt'altro, insomma. Diciamo che è partita con il piede sbagliato. Quanti lavoratori oggi sono passati alla GAM? Adesso sono passati alla GAM 235 lavoratori a tempo indeterminato, sì. 42 impiegati. E poi in un primo momento erano circa 80 avventizi. In questa settimana sono stati assunti altri avventizi perché c'era un po' di macellazione in più, quindi il numero è un pochettino aumentato. Tutti quanti gli avventizi. Quindi sono passati, gli avventizi comunque sono passati tutti con il contratto. Certo, poi stanno sospesi in attesa che aumenti la produzione, speriamo che succeda presto. Prego. Rispondere un attimo, no, più che rispondere, volevo dire che è vero quello che stai dicendo, che il fatto di tutti questi soldi pubblici che fine fanno. Noi siamo fortemente umiliati di questa situazione. Perché certo. Noi io lo capisco. Su questa storia, perché non vogliamo essere assistiti. Noi in quell'azienda lavoriamo da tanti anni ed è un'azienda che abbiamo visto crescere, arrivare a un grande livello. E purtroppo abbiamo passato 2-3 crisi, quindi non per colpa nostra, ma forse per colpa di altri. Poi andremo a cercare, qualcuno dovrà cercare di chi sono queste colpe. E poi diceva bene l'assessore, il fatto di essere la regione padre di famiglia. Io sono d'accordo che la regione piano piano deve uscire da queste società partecipate, perché non può rimanere in eterno a continuare a versare dei soldi pubblici. Però quello che dico io, assessore, io sono un padre famiglia come lei, come tutti. Se io, la mia famiglia, le mie figlie, e ogni giorno, ogni settimana mi vengono a chiedere dei soldi, tanti soldi, e io a fine mese non arrivo, oppure tutti questi soldi c'è uno sperpero, mi devo chiedere come mai questi soldi vengono sperperati in questa maniera. Qualcuno dovrà vigilare, io come padre di famiglia devo vigilare, io credo che in questo caso la Regione Molise, come padre di famiglia, non ha vigilato, secondo me. Attraverso i rappresentanti che gestiscono i consigli di amministrazione, velocemente. Sì, soltanto una battuta. Inoltre, quello che credo dai dati che vediamo di tanto in tanto,
Il mercato del pollo non mi sembra un mercato in crisi, non mi sembra assolutamente. Un mercato, quindi bisognerebbe davvero Francesco Amadori, Francesco Amadori, che io ho incontrato 10 giorni fa, mi ha detto che il loro fatturato è aumentato. È aumentato, quindi non, bisognerebbe capire non veramente siamo il ricchi, problema. Però dov'è. Non abbiamo licenziato nessuno. Quante, Tullo, quante persone sono rimaste fuori rispetto agli originari? Alla SAM, la vecchia SAM c'erano circa 700 persone, credo, no? Sì, la vecchia SAM c'erano 700 persone. Poi con l'arrivo della PSA, poi Solagital, sono passati in un primo momento 355 persone con accordo al Ministero e poi comunque quando Didario comprò l'azienda comunque dovette rispettare un bando che prima nei primi anni 355 persone e poi 508. Però noi la regione nel bando ha imposto dei numeri sostanzialmente, no? No, all'epoca fu il commissario. Il commissario. Noi, il commissario. Perché noi stavamo in legge Prodi. Però a me la cosa che mi preoccupa di più, perché sentivo pure il collega del terziario, ma ci mancherebbe. Cioè, guarda, al contrario nostro, perché lui diceva bene, il mercato del pollo oggi tira. Però se noi qua nel Molise non facciamo... Non analizziamo bene il problema e voglio spiegare. Il Molise è abitato da 300... Intanto avviso l'Anese che subito dopo Tullo passiamo la linea a Boiano per far parlare allevatori e trasportatori e chi altro voglia parlare, prego. Dicevo, il Molise purtroppo è la regione, una delle regioni più piccole d'Italia e ci sono 300.000 abitanti più o meno. Se noi andiamo a vedere tutti i centri commerciali che si sono aperti dentro questa regione, ma realmente questi qua non è che si sono persi 1.000 posti di lavoro. Quando sono aperti questi centri commerciali, parecchi negozi hanno chiuso. Cioè, sono stati la causa della chiusura mentre, delle piccole mentre, attività, mentre dice la Solagrital, la Solagrital è un'azienda, come si diceva prima, un'azienda alimentare, che oggi il prodotto alimentare, cioè il pollo, quando ci sta la crisi tira, perché la gente non potendo costa di meno e si butta sul pollo. Ed è anche salutare, diciamo. È anche salutare. Poi dobbiamo dire che la filiera molisana, i nostri allevatori, sono i migliori allevatori che ci stanno. Sono bravissime persone meticolose, cioè abbiamo il miglior pollo. Purtroppo noi lo vendiamo per peggio. Cioè queste persone qua vanno aiutate. Manca la catena commerciale. Manca questa cosa qua, ma voglio dire... Il problema reale di quell'azienda è che non ha un privato che fa, come diceva prima l'assessore Scaserra, eppure all'inizio. Dice di sì. Allora ci vuole un privato, perché solo un privato potrebbe tirare dalle secche quell'azienda là. Io so che più di qualche privato, pure in passato, aveva dato la disponibilità ad entrare all'interno di quell'azienda, però chissà. Come è composta la nostra società, lo stabilimento sta una parte, gli impianti stanno un'altra parte, l'incubatoio sta un'altra parte, è talmente frammentata che chi compra quell'azienda se compra le mura però non è padrone degli impianti o viceversa. Allora qualcuno, inizio un anno, diceva mettete a posto la situazione, cioè mettete a posto l'azienda, cioè io se compro l'azienda o entro dentro questa azienda devo sapere che l'azienda è mia. Cioè la regione dovrebbe fare questa cosa, cioè la regione, perché la regione 3 anni fa ha dato dei soldi e ha rilevato gli immobili. Però sì. Tuttora gli immobili non è ancora proprietà della regione. Il problema sta qua perché il vecchio proprietario ci aveva messo sopra l'ipoteca, cioè con i prestiti che le allora bisogna liberare l'azienda da questa zavorra, perché questa è una zavorra. Perché nessuno entrerebbe, cioè perlomeno nell'acquisto, sto parlando. Poi sull'affitto potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma sull'acquisto immediato questa cosa, secondo me, più di qualcuno dice che non è possibile. Restiamo in tema di Solagrital o ex Solagrital, andiamo subito a Boiano Dall'Anese, poi le costruzioni ovviamente ne parleremo tra un attimo, le difficoltà di quel settore. Giuseppe, a te la linea. Grazie Giovanni, allora ci troviamo all'interno della sala Roberto Colalillo, la sala consiliare del comune di Boiano, ospiti dell'amministrazione.
che ringraziamo. Allora qui con noi ci sono rappresentanti dei trasportatori della Solagrital GAM, ma diciamo che ormai la situazione è quella che riguarda la GAM all'interno del comparto avicolo, e abbiamo anche gli allevatori, e rappresentano davvero la forza insieme ai lavoratori di questo comparto, perché quando parliamo di Boiano parliamo di settore avicolo, e quando parliamo di settore avicolo non possiamo non parlare di Boiano. I numeri li avete già accennati per alcuni versi prima in studio, sono strettamente legati all'economia del territorio, 1500 lavoratori tra diretti e indiretti che orbitano attorno a questo settore su un bacino di 20.000 abitanti. Allora, qui con noi abbiamo degli ospiti, ve li presento, vedete alla mia sinistra il sindaco di Boiano Antonio Silvestri, abbiamo anche il presidente dell'AVI Molise Luigi Iammatteo alla mia destra, e ancora più distante sulla sinistra abbiamo Enzo Galeassi, che è il presidente del consorzio CAB. Iniziamo dal sindaco Antonio Silvestri. Allora, è una situazione comunque drammatica quella che riguarda il settore avicolo nell'area di Boiano, un settore che per tanti anni ha contribuito a portare diciamo il pane alle famiglie, che adesso invece si trovano in estrema difficoltà. È un problema sentito fortemente anche dalle istituzioni, che si trovano anche loro in estrema difficoltà. Sicuramente questa filiera avicola che fa capo a Boiano in effetti rappresenta l'economia della nostra città e di tutta dell'intera area matesina, e quindi diciamo va salvaguardata, e dobbiamo lottare con tutte le forze per salvare questa azienda. Certamente oggi che siamo quasi alla vigilia di Natale, non viviamo più quel clima di ottobre e novembre, quel clima invocato dove c'è stata la forte protesta dei lavoratori che non percepivano le spettanze di vari mesi. Oggi ci troviamo in un'altra situazione, là ormai i lavoratori sono passati con questa nuova gestione, la gestione GAM, che è la gestione agroalimentare del Molise, e hanno avuto le spettanze dei mesi arretrati, e come diceva anche prima il lavoratore anche RSU russo che è in studio, diciamo già si percepisce parte dello stipendio a dicembre, e si percepirà nei prossimi giorni il resto. Quindi ci troviamo sicuramente in un clima diverso proprio grazie, ritengo, anche alla GAM e a questa procedura, a questa intuizione che è stata avuta dalla Regione, e quindi sono d'accordo in questo momento con quello che diceva l'assessore Scasserra, che questo connubio pubblico-privato in determinati momenti è importante, perché può essere un'ancora di salvataggio quando le aziende si trovano in difficoltà. E quindi con questa gestione GAM si sta traghettando la ex Solagrital, quindi, e anche poi tutto il discorso dei trasportatori e degli allevatori si sta trasportando verso un privato, e l'altro giorno io addirittura ho invitato, è stata più veramente una diffida che ho fatto sia al Presidente della Regione che al Presidente GAM, che so che stanno lavorando tutti i giorni, e li ringrazio proprio per affrontare il problema Solagrital, li ho invitati e diffidati quasi a fare presto, perché il passaggio al privato è essenziale, e so che ci sono delle trattative e che probabilmente più presto si traghetterà questa azienda, quindi diciamo, tutta la filiera avicola che fa capo a Boiano a un privato, e quindi diciamo andremo verso un futuro sicuramente migliore, quindi ritengo che il peggio è passato, e voglio dire anche qui mi trovo con i trasportatori e gli allevatori che anche le risorse che dovranno essere poi date agli allevatori e ai trasportatori sono ormai addirittura d'arrivo, e quindi nei prossimi giorni sapranno la data precisa, che poi tra l'altro è una cosa che avverrà a breve, quindi del pagamento delle loro spettanze. C'è stato un ulteriore aumento di capitale in giunta, c'è stata una determina da parte della Regione proprio per un aumento di capitale, quindi diciamo a breve saranno anche pagati i trasportatori e gli allevatori. Quindi lei la vede diciamo più rosea la situazione rispetto al futuro di questa azienda sul territorio? Si sente di dare queste rassicurazioni? Sicuramente noi parliamo di un'azienda in crisi, c'è stata una crisi diciamo,
che è stata sotto gli occhi di tutti, eppure questa è un'azienda che sta continuando a lavorare, gli allevatori, ora come forse diranno meglio loro, stanno aiutando anche l'avicola a passare con GAM, e quindi tutte queste procedure che richiedono dei tempi necessari, perché poi dobbiamo anche pensare che la correttezza procedurale è una cosa importante, soprattutto i funzionari ci stanno molto attenti, per cui diciamo, tutto questo nei prossimi giorni diciamo, farà vedere questa azienda sotto una luce diversa, e quindi ci auguriamo che l'inizio del 2013 questa azienda potrà ritornare diciamo, a essere quella grande azienda in campo nazionale e perché no anche in campo internazionale, questo soprattutto grazie ai lavoratori che hanno veramente fatto tanti sacrifici, così come i trasportatori e gli allevatori. Quindi io in questo momento sono ottimista anche perché so diciamo, che si sta lavorando e che a breve diciamo, potrebbe subentrare il privato e quindi risolvere tutta una serie di problematiche. Il sindaco vede una situazione diciamo, più rosea in prospettiva anche rispetto al lavoro che si sta facendo in questi giorni. Lei invece come la vede? Ne parliamo con Luigi Iammatteo, presidente AVI Molise, per quanto riguarda il settore degli allevatori. Io innanzitutto accetto con gioia la notizia che in questo momento ci sta dando il sindaco. Sapevamo che c'erano delle ditte interessate, ma non eravamo a conoscenza dei risultati che si sono ottenuti ultimamente, probabilmente in questi ultimi giorni, nei contatti con qualche società diciamo, interessata in modo particolare. Sono contento, però aspettiamo a vederlo perché sembra un miracolo il momento in cui ci troviamo. Insomma. Ecco, intanto facciamo poi una panoramica per quanto riguarda il settore degli allevatori, che sta soffrendo come quello dei trasportatori e dei lavoratori. Sicuramente. Innanzitutto io devo dire una cosa, onestamente, insomma, non perché sono il presidente di un'organizzazione di produttori, ma sono i dati di fatto, è la realtà. Questa è la categoria che è stata maggiormente penalizzata. E do i numeri, non sono delle cose che ci stiamo inventando. Do i numeri e dico subito che nell'ultime 6-7 settimane non sono state investite nella filiera avicola di produzione neanche un centesimo. Uno. Oggi gli allevatori maggiormente hanno dei crediti che risalgono diciamo al mese di aprile. Parlo di 3-4 cicli in media, il che significa che sono dei compensi di 4 quinti del lavoro di un anno. Non è possibile lavorare, non è neanche immaginabile continuare a lavorare in questo modo e con questo sistema. Oggi gli allevatori stanno finanziando la filiera avicola. Finanziando, ripeto, due volte, perché un allevatore, oggi come oggi, nel momento in cui completa il ciclo di produzione, ha anticipato i costi di gestione pari a un 65-70% dei costi. Il che significa che nel momento in cui un allevatore deve riscuotere compensi per 4 cicli, significa che ha anticipato 3 cicli su 1, il che è assurdo ed impossibile. Quando si potrà resistere stando a questa situazione? Non si può resistere più, tant'è che sono già 4 settimane che non stiamo più accasando. Ormai gli allevatori sono arrivati al limite della possibilità economica, non hanno più la disponibilità e in realtà si stanno fermando gradualmente. Oggi come oggi diciamo che abbiamo un 30% di allevatori che sono fermi, che non hanno accasato, e quindi significa 30% di produzione in meno. Significa che fra 50 giorni, 40 giorni ci troveremo con un 30% di prodotto da macellare nello stabilimento. Ma io voglio fare un dettaglio un pochettino di quelli che sono i costi degli allevatori e di quella che è la penalizzazione di cui facevo presente prima. In realtà oggi l'allevatore ha subito diversi aumenti di costi. Innanzitutto nei ritardi dei pagamenti, perché una cosa è incassare un compenso a 60 giorni, a 40 giorni, una cosa è incassarla a 200, 210, 230 giorni.
Poi gli allevatori, e questa è un'altra cosa che non tutti sanno, sono 7 anni che non hanno avuto un rinnovo contrattuale. Nell'arco di 7 anni ci sono state delle crescite dei costi energetici impressionanti, voi sapete, i trasportatori lo sanno meglio di noi. Questi sono tutti costi che sono stati assorbiti dagli allevatori e non sono stati riconosciuti i compensi in vari modi. Quindi siamo fermi a 7-8 anni fa con i vecchi contratti, intanto i costi sono cresciuti e noi comunque abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a portare prodotti in azienda, abbiamo continuato a credere e a sostenere questa filiera. Che cosa si sente di dire ai suoi allevatori in questo momento? Vede, io sono una persona ottimista. Credo ancora che ci sono delle possibilità. Stiamo lavorando in un progetto importante che è quello di riportare in bilancio la posizione contabile di Avicolo, perché anche Avicolo, oltre a Solacro, chiaramente ha delle difficoltà, perché è chiaro che nel momento in cui ci sono delle difficoltà in alcune aziende si ha una catena costante che comporta perdite anche nelle altre collegate, insomma. Stiamo facendo questa operazione e io credo in questa operazione perché è un'operazione molto importante e ci permette di ripartire veramente in modo brillante. Dico di avere ancora pazienza. Non so se mi malediranno ancora, perché glielo ho detto tante volte, forse lo diranno ancora, perché noi siamo andati avanti anche sulla spinta morale, oltre che dell'organizzazione, anche di altre persone, altri organismi, anche a livello di regione, che ci hanno sempre sostenuto e noi abbiamo sempre creduto in questa cosa. Dico di resistere ancora, vediamo, speriamo che nell'arco di qualche giorno si risolvano questi problemi, ci sono i presupposti, ci sono dei numeri, ci sono dei dati precisi e poi mi ricollego a quello che diceva il sindaco, è una notizia importante anche perché mi parlava di alcuni dettagli, quindi sono delle cose veramente concretizzabili. Sindaco, noi a questo punto qualche nome, non so se possiamo farlo, però se ci sono dei contatti, questi contatti lei ci assicura che sono estremamente concreti? Sì, sicuramente, altrimenti non l'avrei detto. Lì in studio c'è anche l'assessore Scasserra, che oggi era anche lui in regione, e comunque si sta lavorando tutti i giorni, ci sono delle offerte dei privati e, ripeto, al più presto, diciamo, la regione riuscirà attraverso la GAM a traghettare questa azienda al privato e, ripeto, inizierà a camminare con le proprie gambe questa azienda e sono convinto che proprio perché, come si diceva prima, il settore alimentare, ma soprattutto quello del pollo, non è in crisi, sarà più semplice far ripartire l'azienda e ritornare alla grande sul mercato nazionale. E questo, ripeto, anche grazie soprattutto agli allevatori, questo lo voglio dire, ma non perché sono qui questa sera con me, ma proprio perché loro, a parte che sono bravissimi, hanno un indice di conversione, se non sbaglio, tra i migliori d'Italia, quindi queste sono quelle cose che poi rendono competitiva una filiera avicola. La GAM sta cercando, ecco, di far diventare competitiva la filiera avicola anche facendo confluire tutti i segmenti della filiera all'interno di un'unica gestione, in modo da, qualcuno non ricordo chi lo diceva prima, era in parte smembrata e quindi, diciamo, il privato si poteva trovare di fronte a un'azienda, diciamo, non unita. Invece, grazie alla GAM, oggi il privato troverà un'azienda e sicuramente non sana, però, diciamo, che può essere rilanciata sul mercato. E ripeto, anche grazie soprattutto ai lavoratori che fanno bene il loro lavoro, sia dal punto di vista igienico-sanitario e poi anche dal punto di vista degli indici di conversione, riescono a essere tra i migliori d'Italia. Ma veniamo invece al settore dei trasportatori, che sta vivendo altrettanto un momento delicato. Con noi c'è Enzo Galeassi, che è il presidente del consorzio CAB, uno dei due consorzi di questo settore che stanno collaborando ormai da anni con la Solagrital e adesso con la GAM, quindi per il settore avicolo. Voi che tipo di credito vantate con l'azienda? Beh, tra tutti e due i consorzi e il Fresco vantiamo circa 1 milione di euro dall'azienda e sono 3 mesi che non ci pagano, insomma, non ci danno niente. Stiamo andando avanti, proprio come ha detto il Presidente Gianmatteo, per tirare avanti, cioè per cercare di portare avanti l'azienda, di non farla morire, perché ci crediamo ancora.
e d'altronde siamo tutti quanti padroncini, noi monoveicolari, cioè questo è il nostro unico reddito, unico fonte di guadagno, insomma. E non so cosa potrei dire altro. Io direi anche che per il momento ci potremo fermare da Boiano e più avanti potremo ascoltare invece le testimonianze dirette di alcuni allevatori e trasportatori. Grazie Giuseppe, ti ringrazio. Dobbiamo solo dire che ci stanno telefonando anche i lavoratori di Solagridale, soprattutto una signora in particolare contestava, voleva contestare il sindaco perché dice, ha detto testualmente, sta parlando di un'altra azienda, non della Solagridale, ma ci sono altri qui, possono poi replicare a quello che ha detto il sindaco. È una discussione tranquilla, pacata, ma io prima di passare a Termoli volevo sapere dall'assessore Scasserra, rispetto a quello che ha annunciato il sindaco stasera, ci sono davvero atti concreti per l'ingresso di un socio privato nella ex Solagridale? Mi ricordo, io credo che questo è un tema molto caldo, molto sensibile e sul quale dobbiamo stare estremamente attenti. Se atti concreti significa che si sono avviati bandi, ricerche, che esistono manifestazioni di interesse, la risposta è sì. Ma da qui a dire che c'è una concretezza tangibile, che la cosa si vada a realizzare, io non me la sento. Perché è chiaro, contatti ce ne sono e sono anche contatti interessanti di aziende potenzialmente valide che potrebbero rappresentare un appiglio importante. Certo è che queste aziende poi verranno a verificare il piano industriale, dovranno fare i loro conti, dovranno anche spingersi al di là di una semplice manifestazione di interesse. E personalmente io ho avuto contatti molto intensi anche con una di queste aziende che poi però non ho visto più. Io ci credevo, poi sono andati via, perché in questo momento la crisi morde un po' tutti e bisogna essere onesti. Questo non vuol dire che sia impossibile trovare il privato, io credo si possa fare. E credo che stiamo anche cercando di farlo nel modo più giusto possibile, nel modo più asettico possibile, nel modo più inclusivo possibile, cercando di verificare tra tutte le manifestazioni di interesse se ce ne siano alcune potenzialmente adatte, quindi che rappresentano imprenditori che possano gestire la filiera e non operatori che possano essere interessati alla mera speculazione. Ma anche qui bisogna stare attenti e bisogna essere chiari. Un imprenditore quanto interesse ha a prendere un'azienda così direttamente, in maniera poco chiara? Perché io sono d'accordo anche con quello che diceva prima Tullo. Quando la situazione non è ben definita è più complesso spiegarla all'imprenditore. Esiste un piano industriale fatto da Deloitte, quindi diciamo i tasselli si stanno cercando di mettere tutti in fila per dare una visione complessiva, una visione chiara agli imprenditori. Contatti ci sono, mi auguro che queste manifestazioni di interesse si traducano in interesse concreto, fattivo e, per essere chiari, mi ricordi, in ingresso anche di capitali da parte del privato. Moneta fresca, quella che serve. Ma assolutamente, perché io sono straconvinto, ma non lo dico io, lo dice la Deloitte, che questa è un'azienda che può sperare di camminare, non di volare, con 10 milioni di euro dentro, di capitale circolante, compreso il finanziamento bancario. Quindi ci vuole un privato che metta qualcosa. La Regione il suo lo sta facendo, a mio avviso. Oltre insomma, i 5 già messi dalla Regione, ma forse guardi, oltre o non oltre, poi non si capisce bene perché alla fine insomma, quello messo può servire anche per pagare qualche pendenza che la Regione ha arretrato. Quindi non vorrei demolire nessun castello, però non vorrei nemmeno si alimentassero facili illusioni. Voglio solo dire, prima di correre a Termoli, che noi parliamo di, oltre ai lavoratori, l'abbiamo detto prima, ma sono 130 allevatori più o meno e 40 autotrasportatori tra quelli dei mangimi e polli vivi, che tra l'altro gli allevatori vantano un credito di oltre 4 milioni di euro, poi ci correggerete nel giro successivo da Boiano, e gli trasportatori un credito di 1,5 milioni di euro circa, ma maturati ovviamente con la Solagridale che non c'è più, che sta in liquidazione coatta, quindi c'è anche un rischio oggettivo di perdere quelle risorse, ma mi risulta che la Regione si è impegnata in qualche modo a garantirle. E insomma, però la storia è complicata. Andiamo subito a un'altra questione rovente, prima delle costruzioni ancora. Allo zuccherificio di Termoli, vedo Pasquale Miozza. Allora, qual è la situazione? È un avventizio dello zuccherificio.
è uno dei 27-30 che sono rimasti fuori, ma se mi dice qual è oggi la situazione nello zuccherificio, sapendo che intorno alle 22.30 ci collegheremo con Alberto Alfieri in diretta telefonica, speriamo di averlo, ci ha garantito di sì, con l'amministratore delegato. A te Miozza. È molto semplice da parte mia, mi aspettavo più che altro una domanda sulla situazione nostra, cioè quella anche quella c'è. E mi fa piacere se il dottor Alfieri si collegherà telefonicamente, così magari sarà anche più semplice chiarire alcuni aspetti di questa questione. Penso che con questo ultimo ricorso, se non sbaglio, da una parte dei bieticoltori e dalla ditta fornitrice di gas, per cui il Tribunale di Arino con il giudice che tratta la questione si è riservata poi di, in pratica si allungano ancora i tempi, per questo noi è negativo, perché abbiamo una situazione per quello che riguarda noi avventizi, direi quasi al dramma sociale, senza esagerare, perché poi di questo si tratta. La nostra vertenza è una vertenza che parte dall'esigenza di poter avere notizie certe sul nostro futuro. Tra l'altro c'è una priorità, che è la priorità di tutte, quella dei famosi ammortizzatori sociali in deroga, di cui non abbiamo notizia. Abbiamo fatto più volte richiesta anche al dottor Alfieri, e questo lo sa anche il dottor Vincenzo, adesso non ricordo, Rossi, e ancora non riusciamo a capire perché ci sono tutte queste difficoltà nell'assemblare un aiuto, tra l'altro previsto per legge, e vorrei che qualcuno ce lo spiegasse in pratica. Allora, Miozza, per far capire a chi ci ascolta, voi state chiedendo, siete 27 mi pare tutti gli avventizi che oggi sono fuori dalla filiera, dallo zuccherificio, 25, e chiedete ammortizzatori in deroga per andare avanti. 35, chiedo scusa, chiedete ammortizzatori in deroga per andare avanti, insomma, in attesa di una ripresa produttiva che possa dare continuità lavorativa anche a voi, insomma, questa è la richiesta, e poi vedremo se l'assessore Scasserra può risponderci. Mi fermo adesso per la pubblicità, poi torneremo a Termoli per parlare di Carrefour. Pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, torniamo a parlare di Carrefour con una delegata sindacale della UIL, Alessia Antenucci. Buonasera Alessia, qual è la situazione oggi, quali le prospettive future e quanti lavoratori sono interessati complessivamente? Buonasera a tutti. Niente, le prospettive future non si sa, sperando soltanto che possa subentrare un'altra azienda per rilevarci. Siamo circa 55 persone a casa, con padri di famiglie, madri di famiglie con tanti problemi. Il problema non è solo del Carrefour, ma è tutto il centro San Nicola, perché se va a mancare giustamente la piattaforma alimentare ci saranno seri problemi. Si aspetta sempre con ansia che qualcuno si faccia vivo e si faccia sentire, altrimenti non sappiamo proprio che fine fare, insomma. Quindi, ma la speranza a questo punto che subentri qualcuno è concreta? È concreta secondo voi? Ma ci sono delle voci, adesso aspettiamo, insomma, non c'è niente di concreto. Vediamo se sa qualcosa. Dobbiamo aspettare sempre il 28 febbraio. Bene, vediamo se l'assessore Scasserra sa qualcosa, può rispondere. Anche perché l'azienda comunque ancora non ci comunica niente. Quindi nessuna comunicazione ufficiale avete avuto voi? Nessuna lettera ufficiale? No. Per la prima volta è stata fatta l'altra notte. Mm.
E che dice questa comunicazione quindi ufficiale? Aspettiamo che ci facciano sapere qualcosa. Mi scusi, l'altra notte è stata fatta una comunicazione, mi diceva lei? È stato fatto un accordo sindacale che comunica per la prima volta la chiusura del Carrefour di Termoli. Ah, quindi la comunicazione è sulla chiusura. Allora, volevi aggiungere qualcosa? Volevo spiegare un attimo la questione. Sì. Carrefour stava subendo un'azione di sciopero da parte delle categorie sindacali Filcam, Svisascat e Wiltux per la disdetta unilaterale del CIA, contratto integrativo aziendale. C'è stato un incontro che da diversi giorni, insomma, si incontravano le parti. A fine di questo incontro Carrefour fa un passo indietro sulla questione CIA. Nel frattempo dichiara una serie di situazioni pendenti che ha, però specifica bene che Termoli per lui è un punto vendita in chiusura, cioè specifica una volta per tutte, anche se di comunicazione ufficiale alle nostre segreterie regionali non ne sono ancora arrivate, specifica però che Termoli chiuderà. Apre una possibilità. Io vorrei che l'assessore Scassera, se può dare qualche risposta ad Alessia Termoli sul Carrefour, se ci sono davvero trattative in corso, e anche al delegato degli avventizi dello zuccherificio, perché non ci dà la cassa integrazione in deroga? Migliozzi mi fa domande alle quali non posso rispondere, diciamo, con concretezza e con esattezza. Relativamente alla questione avventizi, mi sembra di aver capito che il problema potrebbe essere, però posso essere smentito, il mancato raggiungimento da parte dei lavoratori avventizi quest'anno del numero di giornate minime per poter accedere agli ammortizzatori sociali in deroga. Se così fosse, sarebbe purtroppo una cosa estremamente brutta per i lavoratori. Mi rendo conto che è un qualcosa che necessiterebbe una modificazione, un accompagnamento di tipo diverso. Però ciò è stato determinato anche dal fatto che quest'anno lo zuccherificio ha prodotto soltanto 24.000 tonnellate contro le 50-60.000 che normalmente produceva negli anni passati, dovuto a una campagna molto più corta, molto più ristretta anche nei tempi e scaturente da una coltivazione limitrofa, diciamo, di barbabietole molto contenuta. Se così fosse, si dovrà cercare a livello amministrativo di trovare una soluzione che al momento io non riesco ad immaginare. Per quanto riguarda il Carrefour, sono stato a Termoli, ci siamo visti anche con la signora Antenucci, con rappresentanze dei lavoratori a cui va dato un plauso per la compostezza e l'equilibrio. E la situazione del Carrefour è una situazione difficile perché si tratta di una piattaforma alimentare importante, di dimensioni importanti, in un centro cittadino come Termoli che evidentemente non ha dato tutto quello spazio che si poteva immaginare potesse dare, la cui presenza concomitante di altri centri commerciali un po' disturba. Però Carrefour ha dismesso in tutto il mezzogiorno. È una politica di Carrefour quella di venire fuori dal sud Italia, quindi da Roma in giù ha dismesso tutti gli ipermercati. Molti sono stati ricollocati. Allora noi dobbiamo avere una speranza e siamo in contatto con le segreterie, diciamo, con gli amministratori delegati dei gruppi più grandi che operano già in Molise e dintorni per cercare di trovare una soluzione tra questi gruppi e la proprietà del centro, delle mura, perché la proprietà ha tutto l'interesse a che qualcuno subentri. Certo. Dice bene l'Antenucci, non solo per il centro, per il supermercato, ma per tutto il centro commerciale. Se non c'è il supermercato, se non c'è l'alimentare, effettivamente muore tutto. E una cosa va detta del Carrefour, una superficie così grande, gestita con sole 55 unità, probabilmente dà più speranze rispetto alla collocabilità di un'azienda come era Solagri da un tempo, che probabilmente necessitava di 300 persone ma ce n'erano dentro 800. Allora qui c'è un equilibrio, c'è stata una gestione privatistica, una gestione di Carrefour che decide di dismettere perché non guadagna, perché fa parte della sua strategia, ma comunque può contare sull'aver costruito una squadra efficiente, professionale, che può trovare una maggiore facilità di collocazione qualora il partner interessato si trovasse. No, velocemente, la prego, devo parlare anche gli altri. Sì, scusatemi. Volevo soltanto aggiungere che ai 55 di Carrefour poi ci sono da aggiungere comunque i 15 ragazzi interinali che l'indotto, non c'è dubbio. C'è un indotto abbastanza, la vigilanza, si arriva a 100 persone. Esattamente. Tranquillamente. Esattamente. Io volevo vedere ancora con Termoli, se con Miozza in modo particolare, se è vero, mancano le giornate minime per avere diritto alla
Cassa integrazione in deroga, Miozza? Ma da quello che mi devo sapere, questo è non è un problema, cioè il discorso è che questo tipo di ammortizzatore sociale in deroga va dato a prescindere se noi avventisi o anche, perché poi il problema non è solo nostro, ma anche alla Solagrida, lo voglio dire, e saluto gli avventisi della Solagrida, è un tipo di ammortizzatore sociale che va dato proprio quando alcuni non raggiungono le peculiarità per acquisire la disoccupazione. Quindi lo Stato finanzia le regioni, e nella fattispecie la Regione Molise ha acquisito 10 milioni di euro, tra l'altro non del tutto, come si può dire, utilizzati, elargiti. Sì. Rischiamo di perderli, tra l'altro, perché sono in scadenza 31 dicembre. Stiamo aspettando che il dottor Alfieri, come responsabile, come amministratore delegato, stiamo aspettando che faccia richiesta. Tra l'altro lo zuccherificio del Molise non ci rimette una lira. Va bene, Miozza, glielo chiederemo ad Alfieri tra un po'. Ok, perfetto. Io devo introdurre adesso l'altro argomento, prima di tornare a Boiano, quello della crisi del settore delle costruzioni, dei lavori pubblici, soprattutto delle costruzioni in genere. Abbiamo qui, l'ho detto, un esponente addirittura nazionale, perché lui è vicepresidente nazionale dell'ANIEM, Angelo Santoro, nonché presidente regionale di ACEM ANIEM. A che punto è arrivata questa crisi che ormai dura anche qui da parecchi anni, no? Il nostro settore purtroppo è quello che sta pagando più di tutti. Il Molise contava 2 anni fa 12.000 addetti al settore delle costruzioni. Adesso siamo arrivati a 4.000. Da quello che riesco a capire da questa riunione e da queste problematiche, al centro del problema è il lavoro. Quindi stiamo parlando di tutelare il lavoratore e cercare di mantenere più posti di lavoro. Ci troviamo in una situazione di catastrofe totale in tutti i settori. L'appello che voglio fare sia alla politica che ai sindacati, che in questo momento non ci troviamo in una situazione virtuosa, cioè la regione, la politica non può decidere se dare dei finanziamenti, se aumentare i capitali sociali di qualsiasi società, non vorrei essere contro nessuna società, perché dall'altra parte si ritrova l'operaio edile o l'operaio dell'altro settore. È la guerra tra poveri. È la guerra tra poveri. Imprese che vantano crediti della Regione Molise, che hanno operai che a Natale non hanno percepito lo stipendio, che ci sono operai che hanno perso gli ammortizzatori sociali. Sono identici a questi operai che rappresentano gli altri settori? Quindi la Regione in questo momento, secondo me, poi bisogna seguire se la delibera, la copertura finanziaria, se non c'è la copertura finanziaria. Quindi è molto difficoltoso. L'altro giorno leggevo sul giornale che sbloccati i fondi per l'emergenza neve 2011-2010. Sì. La commissione si è riunita e ha deliberato di sbloccare dei fondi. Ad oggi le nostre aziende ancora non riscuotono i soldi dell'emergenza del 2011. Ma lei mi sa dire, è in grado di dirmi quanti allora, sono i crediti che vantano le imprese? Allora io posso parlare per... Nei riguardi della pubblica amministrazione in genere, allora, dico, del Molise. Allora io parlo per la mia associazione, sì, perché noi rappresentiamo... Per la sua associazione. Noi a oggi vantiamo quasi 9 milioni di euro. Si sta facendo un lavoro... Che ritardo c'è rispetto agli impegni di pagamento? Dopo quanto tempo? Ci sono mille fattori, addirittura qualcuno supera l'anno. Il problema è questo, ci sono mille fattori in questo settore, cioè nel senso patto di stabilità, ritardi per burocrazia, cioè non è che è sempre la colpa della politica. La politica programma e poi giustamente la struttura deve portare avanti dei discorsi e molte volte si devono confrontare la varia burocrazia che... Ma praticamente siamo a ritardo di un anno? Diciamo ci sono, io mi riferisco a dei lavori della provincia, a QP, sì, e poi ci sono dei lavori della neve che addirittura l'anno scorso hanno tolto la neve, ancora non riscuotono una lira,
però materialmente si continua a uscire sui giornali dicendo che sono stati sbloccati questi fondi. Cioè io ritengo che in questo momento basta con questi articoli, basta con questa fanta politica. Oggi c'è un problema reale, guerra civile. Voglio dire, la gente non ha più gli ammortizzatori sociali. Sono concordi con l'assessore Scasserra e non vorrei vestire i suoi panni nemmeno per un minuto in questo momento, perché non ci sono risposte, non ci sono soluzioni e nessuno può risolvere questi problemi. Il governo Monti ha messo rigore e sta continuando a togliere soldi nelle tasche dei poveri, dei cittadini, e non ha capito che l'economia riparte se rimettiamo i soldi nelle tasche dei cittadini e iniziamo a tagliare, non con i bisturi ma con le motoseghe, gli sprechi e gli errori fatti. Quindi noi ci troviamo tutto nella stessa barca. Dire che non bisognava dare i soldi, dire che bisognava aiutare l'altro settore, è molto difficile, perché può sembrare un... Santoro, ma in tutta sincerità, a voi imprese del settore fa male quando vedete la regione che ritarda i pagamenti e però mette soldi poi a Sollacrita? Ma io non sono convinto che mette questi soldi a Sollacrita o mette questi soldi allo zuccherificio, cioè delibere, cioè, ho i miei dubbi che questi soldi poi arriveranno a questi... Fino adesso sono arrivati. Fino adesso, perché c'erano, però adesso c'è una situazione di cassa. La delibera non significa dare i soldi. La delibera è un semplice documento di giunta che poi ci vuole la copertura finanziaria, cioè il consenso della ragioneria che poi farà materialmente l'accredito. Però in questo momento dall'altra parte ci sono imprese che vantano crediti, operai che non ricevono lo stipendio, e vedere scritto su una delibera che destinano dei fondi ad altre società diventa... Nell'ultimo anno quanti posti di lavoro si sono persi? Allora, noi avevamo, l'anno scorso avevamo 8.000 addetti, quest'anno siamo scesi a 4 e continua a scendere. E sì, c'è un fatto grave, che hanno perso gli ammortizzatori sociali, cioè operai non hanno più nulla da mangiare. Quindi perché? Questa è una situazione sociale di massima emergenza. Non la può risolvere il Presidente Iorio, non la può risolvere l'assessore Scasserra. È un'emergenza che... viene dall'alto, viene da un sistema che non funziona, viene da una bilateralità che non ha funzionato negli anni, si sono creati dei castelli. Quindi io credo che c'è da rifare un po' tutta la struttura dell'Italia e anche forse dell'Europa. Prima di andare a Boiano, velocemente con i due rappresentanti sindacali di Solagrital, gli allevatori hanno, come dire, ci hanno detto nel giro precedente che non stanno più accasando alcuni, in percentuale anche rilevante, 30%, e fra 50 giorni non c'è più pollo da macellare alla ex Solagrital. Questo crea problemi per il futuro. Ma questa cosa qua ci crea problemi, ci fa non dormire la notte, perché realmente io li capisco, perché ci incontriamo tutti i giorni, sono persone come noi, giustamente come diceva pure il collega qua, ma qua è una guerra. Cioè oggi, se veramente, come diceva lui, se qua non vediamo cosa dobbiamo fare, cioè la politica non deve litigare qua, qua devono risolvere il problema la gente. Cioè gli allevatori che avanzano dei cicli, ma come devono fare? Ma io lo capisco benissimo, ma noi siamo preoccupatissimi di questa questione, siamo stati pure solitari, ovviamente non ci facciamo, capiamo certe cose, però poi dobbiamo pure dire che alcuni allevatori di che l'azienda non avanzano quasi niente. Poi ci sta un'altra parte, cioè, di allevatori. Poi sentiamo a Boiano, passiamo la palla a Boiano. C'è stata disparità di trattamento nel pagare le fatture? Ci dicono tutti i giorni, perché tu prima dicevi che ce ne sono 130, no? Più o meno. E noi vediamo sempre il solito gruppetto. Allora significa che gli altri ovviamente hanno percepito. E non mi sembra una cosa corretta. Se dovevano distribuire un po' a tutti quanti, come noi abbiamo come fatto, fate con voi, con i lavoratori non è che noi ci stanno dei lavoratori che avanzano i soldi e i lavoratori che non avanzano niente. Chi decide queste cose? Poi ce lo diranno gli allevatori, chi le decide? Io non lo so, io non voglio entrare in merito alla questione loro, perché per quanto riguarda i lavoratori decidiamo noi rappresentanti dei lavoratori. Io per quanto riguarda gli allevatori non lo so chi è che decide. Russo, il sindaco di Boiano era ottimista sul futuro, anche su possibili ingressi di nuovi soci. Io, beata la sua gioia, beato il suo ottimismo. Noi non siamo così ottimisti, perché noi che viviamo all'interno di quell'azienda vediamo la realtà qual è, vediamo i problemi che ci sono all'interno di quell'azienda. Io l'ho denunciato
migliaia di volte le condizioni in cui si lavora all'interno di quell'azienda. È un'azienda con i macchinari obsoleti, un'azienda che le dico solo l'azienda che noi stiamo lavorando. Avrebbe bisogno anche di investimenti, molti in innovazione dei macchinari. Molti investimenti. Noi non facciamo investimenti da molti anni, noi lavoriamo con la linea del freddo che bisogna rimettere a posto perché praticamente è finita. Le dico solamente che ci stanno dei lavoratori nei reparti più tipo dove si attaccano i polli, che lavorano all'esterno, che lavorano senza le scarpe, lavorano senza i guanti, quindi io vedo una grande difficoltà. Abbiamo pure noi sentito qualche voce che parla di qualche imprenditore, però siamo preoccupati perché non vediamo un imprenditore, voglio dire, un imprenditore forte. Forte e determinato a entrare magari. Forte. Però io, questo è un aspetto che mi tira molto. Voleva aggiungere qualcosa? Voglio passare la linea a Boiano. No, che sono d'accordo chiaramente con quello che dicono i lavoratori. L'intervento dell'assessore mi sembrava più equilibrato nei termini rispetto a quello che ho sentito dire dal sindaco, che mi è sembrato di aver capito che aveva risolto. E infatti tutto. Andiamo a verificare di nuovo a Boiano, insomma, con Giuseppe Lanese e col sindaco. Io vorrei, Giuseppe, se sei d'accordo, approfondirla un po' questa tematica. A te la linea. Sì Giovanni, perché questo è un punto importante, perché poi le questioni che riguardano la Solagrital sono state sempre due. Da un lato l'emergenza attuale, quindi su quella che è la reale situazione al momento dell'azienda, lavoratori, trasportatori e allevatori, e dall'altro si è sempre parlato dell'incognita sul futuro. E noi questa sera abbiamo dato delle notizie importanti, almeno le ha date il sindaco di Boiano. L'assessore Scasera per la verità non si è sbottonato, però questa sera c'è stata una riunione in regione dove si è deciso l'aumento del capitale della GAM per 3 milioni di euro. Altra notizia che ha detto il sindaco prima è che la prossima settimana ci sarebbero stati dei pagamenti per gli allevatori e i trasportatori. E la terza notizia importante è quella che riguarda il possibile ingresso di nuovi soci privati. Possiamo anche anticipare un'eventuale cifra di cui si parla, circa 12 milioni di euro di investimenti che potrebbero essere pronti se si andrà in quella direzione. Allora, sindaco, c'è da stare ottimisti o no? Beh, come dicevo prima, ripeto, non viviamo più quel clima di alcuni mesi or sono, perché le aspettanze sono state pagate, quello che la procedura, l'iter del passaggio dalla Solagrital alla GAM, che era poi l'unica procedura che poteva diciamo, cercare di salvare questa azienda, quasi è al termine, manca soltanto il passaggio di Avicola, come diceva prima il presidente degli allevatori, cioè il passaggio definitivo. E quindi diciamo, questa procedura sta volgendo al termine. Ci sono stati anche in questi mesi detrattori di questa iniziativa, che comunque poi si è visto che abbiamo visto che è stata realizzata. Ora è logico che la GAM, come partecipata alla regione, non può gestire per sempre questa azienda, e quindi avrà bisogno per forza di un privato. Le proposte, come diceva anche prima l'assessore Scassera, e capisco la sua cautela, perché comunque lui fa l'assessore delle attività produttive alla regione, capisco la sua cautela, però so anche che sotto lo sguardo vigile dell'assessore, che è una persona molto competente, e la determinazione del presidente Iorio, che vuole poi arrivare a una soluzione definitiva e positiva della situazione, io sono, proprio per questo posso dire di essere ottimista, così come lo ero quando avevo detto in termini non sospetti a settembre che la Solagrital doveva passare a gambe. Anche in quel momento hanno cercato di confutare tutto ciò che dicevo, così come quando sono stato in azienda e ho incontrato i lavoratori, che erano oltre 500, e avevo comunicato loro il pagamento delle spettanze. Anche in quel momento logicamente c'era qualche sospetto, tant'è vero che hanno voluto incontrare anche il presidente Iorio. Poi tutto questo si è verificato, così
come si verifica tutto questo, visto l'impegno che ci sta mettendo il Presidente, la Giunta, il Presidente Pontarelli, tutto il CDA della GAM, io all'interno della GAM abbiamo il Vice Sindaco di Boiano che quindi mi riferisce ogni giorno, in ogni momento quello che fanno, quindi per questo diciamo, sono ottimista perché sto vedendo che l'impegno c'è, lo hanno percepito anche gran parte dei lavoratori perché logicamente lo si vede in questi giorni che ci sta comunque una relativa calma e quindi diciamo, questo fatto qua ci fa sperare diciamo, in qualcosa di positivo e siccome diciamo, le cose non possono andare poi a lungo, cioè non è che si può trascinare questa situazione per mesi e mesi, ritengo che il tutto debba essere fatto al più breve tempo possibile e quindi l'auspicio è che si verifichi tutto ciò che è in itinere oggi e siccome so che il Presidente Iorio è determinato a andare avanti, sicuramente diciamo, andremo incontro a una soluzione di questo problema e ripeto, una volta che c'è la soluzione di questo problema attuale è logico che si va incontro anche al rilancio dell'azienda e quindi quando prossimamente verranno anche pagate le spettanze dei trasportatori e degli allevatori probabilmente il clima sarà ancora più sereno. E questa dunque è la posizione del sindaco di Boiano. Noi qui abbiamo una serie di lavoratori, quindi allevatori, trasportatori, per parlare con loro poi dell'altra emergenza, perché qui si parla di futuro, però la realtà è quella che è al momento. E con noi c'è Mauro Latessa della Fly CGL, la situazione com'è al momento dal suo punto di vista? Allora, bene o male l'hanno descritta anche i miei colleghi che stanno lì in studio. La preoccupazione è grande perché abbiamo due ordini di problemi. Prima di tutto perché ormai la politica sta in vacanza, ma non in vacanza perché se n'è andata in vacanza, ma purtroppo si dovrà andare a elezioni qui nel Molise e quindi alcuni provvedimenti, se credo che ci sia la volontà di prenderli, però hanno grande difficoltà per poter camminare. Quindi io non vedo che non c'è volontà, vedo che i tempi sono stretti. Poi la preoccupazione che ci diceva il rappresentante degli allevatori qua, Gian Matteo, che il 30-40% degli allevamenti non accasano più, significa che avremo il 30-40% di produzione in meno e il 30-40% di lavoratori in meno che andranno a lavorare in quell'azienda. Quindi significa dalle 120 alle 150 lavoratori che dovranno rimanere a casa. E dovremmo cercare di giocare questi numeri approntando una cassa integrazione sia per gli avventizi in deroga che dovranno comunque rimanere fuori e forse pure per parecchio tempo e sia per i lavoratori forse a tempo indeterminato perché questi numeri comunque sono preoccupanti. Rosario Siravo è un allevatore, da quanti anni lavora con la Solagrita? Con questa azienda da 30 anni e ho sentito parecchie di questi dibattiti, di queste chiacchiere perché nel passato abbiamo avuto anche altre precedente crisi. Gli allevatori, come anche i dipendenti, abbiamo pagato pegno per quella crisi. 94-95, io personalmente ci ho messo qualche cosa come 70-80 milioni. Ma mi fa piacere che quasi godo in questa sofferenza vedere che adesso cominciano a parlare di allevatori. Adesso qualcuno si comincia a accorgere che gli allevatori sono fermi. Sono fermi da qualche mese, non è che sono fermi da ieri. Questo di fermarsi, c'è gente che è ferma da 4-5 mesi. E i pagamenti, vorrei riprendere un po' anche il Presidente, io ho fattura di un mese di marzo, ho iniziato a lavorare dal mese di gennaio, quindi non è che qua stiamo scherzando. Gli allevatori che sono alla base di questa piramide, di questa azienda, che dovrebbero essere in qualche modo interpellati, fanno sforzo per farsi sentire. Gli allevatori che dovrebbero essere interpellati dalla politica, dall'imprenditore, dai sindacati, da tutti, perché siamo quelli che mettiamo poi in movimento l'intera macchina, ci dobbiamo sforzare per farci ascoltare. Noi stavamo dicendo queste cose da qualche mese, abbiamo dovuto negli ultimi giorni anche fare qualche cosa che per noi non è normale, quello di agitarci. Abbiamo dovuto addirittura fare sommosse. Noi non siamo contadini, non siamo né sindacalisti, né non siamo abituati a queste cose.
Ma ci meravigliamo sempre di più che la politica, l'opinione pubblica, non riesce a capire l'importanza che abbiamo e l'importanza che ha nel far rimanere la filiera unita. Abbiamo, oggi parlano di polli, si parla di numeri, si parla, ma nessuno dice che abbiamo perso qualche centinaia di allevamenti. Perdere 100 allevamenti nel Molise significa perdere 50% della possibilità di lavoro. E si cerca di nascondere queste cose. Noi abbiamo firmato il piano industriale dal mese di gennaio, febbraio, dicendo che avremmo ridotto il 10% i nostri compensi. Nessuno ne ha parlato, nessuno lo dice. Ci trastulliamo tra i sindacati, la politica, i tavoli, le varie chiacchiere. Nessuno scende sul concreto, nessuno si ferma e ragiona intorno alle cose concrete. La filiera non è che si mantiene così. Qua si pensa, io dicevo al prefetto l'altro giorno, che forse non abbiamo contadini che ci rappresentano. Avrei avuto molto piacere di avere nel consiglio regionale, forse in giro, non so, tra i vari tavoli, qualche contadino che sa che i polli mangiano, che sa che c'è bisogno di mangime negli allevamenti. Queste cose ormai diventa quasi filosofia. Ormai anche, purtroppo, anche voi che fate televisione, fate vedere i soliti polli che camminano sulle catene senza rendervi conto che dietro tutto quello c'è molto, ma molto, ma molto lavoro. Noi siamo qua proprio per dar voce a voi. Benissimo, vabbè, mi fa piacere. Qualche sindacalista ha detto che non dorme la notte, noi non dormiamo da parecchio. Forse io non dormo da 30 anni, perché la notte a mezzanotte l'una va di allevamento. Quindi dobbiamo essere un po' più concreti, dobbiamo un po' più sederci ai tavoli e rispettare tutto e cercare chi ha l'autorità di convocarci. Non dobbiamo essere noi a chiedere di essere convocati, specie quando è una struttura pubblica. Noi avevamo creduto nella Solarital perché la Solarital è regione, avevamo creduto in questo. Oggi non lo so. Allora, ridiamo un attimo la linea allo studio e poi la riprendiamo qui a Boiano. Sì, Giuseppe, a Boiano ci torneremo per il giro finale, ovviamente, abbiate un attimo di pazienza, però Matteo Russo, ho una curiosità, mi sembra che ci sta un po' di attrito tra allevatori e lavoratori e sindacalisti. Tra l'altro voi l'altro giorno vi siete fermati per uno sciopero, poi però avete, come dite? È stato governato lo sciopero perché i lavoratori sono stati rientrati. Ma c'è questo dualismo tra allevatori? Sì, si è creato adesso questo dualismo perché chiaramente noi siamo stati più fortunati di loro perché abbiamo preso dei soldi. Ma io le faccio presente che noi 4 giorni di sciopero che abbiamo fatto ad ottobre era finalizzata a quella delibera, ma non solamente per noi. La delibera doveva andare a ristorare i lavoratori, gli allevatori, i trasportatori. Lei mi deve dire che colpa ne abbiamo noi se adesso poi 2 milioni e 3 sono bloccati all'interno della figurina. Sono stati ignorati dal sorgente. Ho capito, diciamo, però noi la lotta che abbiamo fatto, forse allora ci hanno anche criticati, e le dirò di più, si erano anche distaccati da noi, una mattina non sono venuti a parlare in televisione con noi perché ci hanno disprezzato su questa storia. Noi avevamo sempre detto che quei soldi dovevano essere finalizzati anche per loro, non è stata mica colpa nostra. Lo sciopero dell'altro giorno era perché non è che i lavoratori vogliono bloccare l'azienda, perché responsabilmente, noi siamo stati sempre responsabili anche noi in quell'azienda, anche lavorando senza soldi per parecchi mesi, andando a lavorare di questo inverno con la neve, 4 mesi, 5 mesi, perciò, quindi siamo stati sempre molto responsabili noi lavoratori insieme a loro, perché io le ho sempre difese e ho sempre detto che come dobbiamo prendere i soldi noi li devono prendere loro, nonostante faccio i sindacali. L'altra mattina è stata fatta questa manifestazione da parte dei lavoratori, a prescindere dal fatto che ci dovevano, è vero, pagare lo stipendio, noi viviamo con quello stipendio solamente. Però la preoccupazione dei lavoratori è: se la GAM non ci paga 15 giorni, qual è il problema per il futuro? Che succederà per il futuro? Era questa la preoccupazione, rivolgerci a chi di dovere a dirci ma esiste qualcosa di reale, oppure ci troveremo dopo Natale con la nuova azienda, la GAM fallita come la Solarita o come la Vicolo o come la vecchia SAM. Noi già sono 3 volte che siamo falliti. Abbiamo governato, noi quella mattina ci siamo trovati solo in rappresentante della CGIL perché i colleghi della CISL erano fuori, ma telefonicamente noi eravamo in diretto contatto, quindi è stata una cosa fatta insieme e abbiamo governato, fortunatamente, perché i lavoratori sono molto responsabili. Abbiamo ripreso a lavorare perché è stato solo una
prova, diciamo, per far capire alla Regione Molise che i lavoratori ancora sono preoccupati e ancora sono pronti a avete alzato il prezzo. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, però assessore Scassera, in tutta onestà, gli allevatori hanno posto dei problemi seri, tra l'altro vantano questo credito con una società che di fatto è fallita. Come si fa a garantirgli in qualche modo che questi soldi li recuperano? Io poi passo la domanda alla Nese per il giro successivo, ma perché chi produce polli, alleva polli, aspetta tanto tempo prima di incassare la fattura quando c'era la Solagrital? Perché non è stato, come dire, sollevato anche prima il problema? Perché poi il rischio è quello di perderli quei soldi che gli sono dovuti, no? Beh, nell'attività d'impresa è così. Nell'attività d'impresa il rischio di non essere pagati c'è. Io ho ascoltato, ripeto, con molto interesse anche le dichiarazioni fatte a Boiano e c'è una dichiarazione che non posso condividere. La Solagrital è regione. No, la Solagrital è della regione, che è una cosa diversa. Quindi il rischio d'impresa c'era e c'è. Noi però ci rendiamo perfettamente conto che il patrimonio rappresentato in primis dagli allevatori è un patrimonio per la filiera indiscutibile. È un interesse di politica agricola, di sviluppo, di possibilità di lavoro che la regione vuole sostenere ad ogni costo. Ad ogni costo perché rappresenta un patrimonio di tradizione, di esperienza, di professionalità, così come i lavoratori di Solagrital, dell'attuale GAM, hanno dimostrato di avere professionalità, dedizione, compostezza, perché ha ragione anche la rappresentanza sindacale quando dice non è giusto che noi veniamo umiliati e mortificati per il fatto di essere lavoratori della Solagrital. Loro lavorano in condizioni spesso difficili, fanno un lavoro non assolutamente semplice e meritano ogni rispetto per il lavoro che fanno. Quindi la filiera va preservata, ma con onestà intellettuale le cose vanno dette. Io personalmente non credo agli interventi tampone che vengono fatti soltanto pro quota. Credo che l'intervento del privato sia necessario, mi auguro che arriverà. Ho sempre sostenuto che... Si parlava di 12 milioni di euro. Ho sempre sostenuto che ci vogliono tre gambe per reggere questo tavolo. I lavoratori, gli allevatori, anzi gli allevatori prima, arrivo a dire questo, le maestranze del macello e dell'attività collaterale come seconda gamba e la terza gamba è l'imprenditore privato che mette i soldi e che gestisca. Questo tavolo non ha mai avuto tre gambe, ne ha avute soltanto due, molto solide, molto consistenti e per farlo reggere è stato poggiato al muro. Ma anche il privato? Quel muro era la regione. Oggi la regione il muro non lo può fare più. Allora gli interventi tampone secondo me servono molto poco. C'erano due possibilità, c'era anche la possibilità fallita Solagrital, perché la liquidazione coatta di questo si tratta, la regione avrebbe anche potuto decidere di non prendere in carico i lavoratori in GAM. I lavoratori sarebbero stati indennizzati per l'80% delle tre mensilità direttamente dall'INPS, avrebbero preso la mobilità. Quindi la regione avrebbe evitato di tirar fuori 2007. Lo ha invece voluto fare, nella speranza e nella convinzione di rilanciare l'intera filiera. Non so se acquisterà Avicola Molisana o troverà un altro modo per pagare gli allevatori, però ha ragione Russo, dobbiamo avere la certezza che ci sia una liquidità, un capitale circolante che consenta di avere un respiro un pochetto più lungo per arrivare al privato, per arrivare al rilancio. Oggi il privato, con tutte le buone intenzioni e con tutti i bandi possibili e immaginabili e tutte le dichiarazioni e le manifestazioni di interesse, ancora non c'è. Dobbiamo lavorare tutti in quella direzione e credo che i dualismi o anche la pretesa di pagamenti integrali, che per la verità non ci sono mai stati, soprattutto dagli allevatori, che chiedono soltanto che le cose si muovano. Ci vuole buon senso perché il privato deve essere invitato ed invogliato ad arrivare in questo sistema. Io so anche che uno dei clienti maggiori dell'ex Solagrital, dell'attuale GAM, è un grosso colosso, insomma, che il pollo tira, è vero, ma non lo paga poi così tanto. E quello stesso gruppo è lo stesso gruppo che vende mangimi agli allevatori, quindi guadagna due volte, sia perché compra bene, sia perché vende bene. Certo. È chiaro che il margine si compatta. Allora questo è il discorso che noi dobbiamo affrontare con serenità e con onestà nei confronti degli allevatori, nei confronti dei lavoratori e nei confronti dell'intera politica industriale di questa regione, che non è solo GAM e Solagrital o Zuccherificio,
che oggi hanno assorbito davvero diverse decine di milioni di euro, e arriviamo a Santoro che poi tutti i torti, anzi nessun torto, tutti i torti non ce li ha. Arriva poi giustamente a dire non c'è soluzione, non è vero, la soluzione ci può essere, con piccoli passi, con un rilancio concreto, soprattutto con una velocizzazione dei tempi per poter attuare delle politiche che non siano politiche parziali. Possiamo fare 3 cose soltanto su 10? Facciamone soltanto 3. Ma evitiamo di fare il 30% di 10 cose, perché non ne portiamo a termine neanche una. Questa è saggezza, insomma. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi correremo a Termoli, anche perché dovremo avere in collegamento poi Alberto Alfieri. Allora, pubblicità. Ultima parte di Moby Dick, allora corriamo subito a Termoli. Chiedo alla regia se è in linea l'amministratore dello zuccherificio. Ok, allora partiamo subito con Alberto Alfieri. Buonasera dottor Alfieri, la ringraziamo per il suo intervento. Se ci dice... Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera a lei. Ci fa una panoramica completa in sintesi di quello che è oggi lo zuccherificio a distanza di qualche mese dal suo arrivo? Oggi parliamo di una realtà in concordato preventivo, lo zuccherificio del Molise S.P.A., che ha ereditato di fatto le perdite delle gestioni precedenti, e è proprietaria degli impianti di produzione dello zucchero. È una nuova società, una NewCo, il nuovo zuccherificio del Molise, che sviluppa l'attività produttiva di produzione dello zucchero, partendo da una situazione ovviamente di zero debiti e con i dipendenti indispensabili per svolgere la corretta attività economica della produzione dello zucchero estraendolo dalla barbabietola. Oggi è una realtà economica profittevole ed è una realtà che si appresta a essere privatizzata attraverso un bando pubblico che troverà pubblicazione, credo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dopo che sarà omologato il concordato preventivo proposto dallo zuccherificio S.P.A. Qualcuno pone in evidenza la possibilità di un rischio in questa privatizzazione, cioè quella che il privato prelevi le quote zucchero, ma la produzione la possa fare altrove. C'è questo rischio? Noi siamo stati molto attenti nel bando a scongiurare questo rischio e questa possibilità, perché chiaramente abbiamo voluto rivolgere il bando innanzitutto a produttori saccariferi del mercato nazionale e internazionale. Abbiamo voluto prevedere che chi acquista lo zuccherificio sia obbligato a produrre zucchero fino a che il regime delle quote sarà in vigore. E oggi in questi giorni, abbiamo avuto la conferma da parte delle commissioni europee che il regime delle quote rimarrà in vigore fino al 2020. Senta, dottor Alfieri, partendo da zero con la NewCo avete fatto anche un po' di profitto, mi sembra, in questo anno. Ma i debiti pregressi come verranno liquidati? In che modo? Nel momento in cui la vecchia società fallisce? No, la vecchia società non è che fallisce, viene liquidata, quindi effettivamente tutti gli attivi della vecchia società, tra cui anche questa NewCo titolare delle quote zucchero, verranno ceduti e venduti, con il ricavato della vendita si soddisferanno i creditori in diverse percentuali, ovviamente i creditori privilegiati, lo Stato, i lavoratori, le imprese artigiane, i coltivatori diretti verranno soddisfatti al 100%, mentre invece i fornitori, i cosiddetti chirografari, le banche, verranno soddisfatti in misura ridotta in proporzione di quanto si ricaverà dalla vendita dello zuccherificio. La prossima campagna pensate di aumentare la quantità di barbabietole da zucchero? Io credo che ci voglia ancora un po' di tempo perché i viticoltori ritornino ad avere fiducia nello zuccherificio. Credo che la svolta si avrà quando finalmente lo zuccherificio sarà affidato a mani professionali
è in grado di assicurare per anni la continuità della produzione dello zucchero da barbabietola. Noi prevediamo per il prossimo anno un incremento degli ettari coltivati a barbabietola. Se nel 2012 abbiamo coltivato e raccolto barbabietole su circa 6.000 ettari, pensiamo che il prossimo anno potremo raccogliere barbabietole su poco più di 7.000-7.500 ettari. Lei è noto al grande pubblico del settore produttivo, diciamo così, come un tagliatore di teste. È venuto allo zuccherificio, ha fatto il suo lavoro, ma ha tagliato non moltissimo, ci sembra. Stanno lavorando in tranquillità dentro quelli che sono rimasti, però c'è la questione dei 35 avventizi. Perché non, abbiamo un rappresentante collegato da Termoli, perché lei non fa richiesta per far concedere gli ammortizzatori in deroga a questi lavoratori? No, noi abbiamo studiato ovviamente con attenzione la questione degli ammortizzatori sociali per tutti. Anzitutto chi amministra un'azienda, soprattutto un'azienda pubblica, ha come primo obiettivo la salvaguardia dell'occupazione. È ovvio che la salvaguardia dell'occupazione deve andare di pari passo con la sostenibilità economica dell'esercizio dell'impresa. Noi abbiamo cercato di trovare prima di tutto evidentemente una soluzione sostenibile per i dipendenti dello zuccherificio del Molise, quelli che erano assunti con un contratto a tempo indeterminato, e abbiamo trovato una soluzione con l'aiuto del sindacato per tutti i dipendenti. Per quanto riguarda gli avventizi, che da anni ovviamente prestano il loro servizio a tempo determinato, se così possiamo dire, per alcuni mesi durante l'anno a favore dello zuccherificio, la soluzione non è stata possibile perché occorreva, per accedere alla cassa integrazione, un periodo di lavoro di almeno 90 giorni. E quest'anno le condizioni in cui siamo entrati, vi ricordo che io ho accettato l'incarico di amministratore dello zuccherificio l'11 di maggio, la campagna è iniziata il 7 di luglio. Effettivamente il tempo per preparare la campagna è stato poco, le condizioni per assumere i lavoratori non c'erano, quindi di fatto non si è potuto lavorare, la campagna è stata breve perché gli ettari lavorati erano pochi e non si è potuto garantire ai lavoratori stagionali che negli anni precedenti raggiungevano la quantità di giornate di lavoro sufficienti per avere ammortizzatori sociali oppure sussidi di disoccupazione, per molti di loro quest'anno non si è riusciti. Dottor Alfieri, purtroppo, le posso strappare a 4 giorni a Natale almeno un impegno per l'anno venturo? Si possono creare le condizioni per dare il numero di giornate necessarie agli avventisti per poter usufruire gli ammortizzatori sociali? Purtroppo, come vi dicevo, l'attività economica dello zuccherificio deve essere un'attività sostenibile. Anche per l'anno prossimo non ci aspettiamo un aumento significativo della produzione dello zucchero. Sicuramente la campagna sarà un po' più lunga, forse 10-15 giorni più, e pertanto avremo più tempo anche per prepararla. Sicuramente ritorneremo ad occupare avventizi dalla fine di aprile, credo, fino al termine della stagione che si preannuncia essere attorno alla fine di agosto. Bene, credo che ci sarà un po' più di spazio occupazionale per tutti. Io la ringrazio, mi dice solo in che tempi la privatizzazione? Ma noi crediamo, il Tribunale evidentemente si deve ancora esprimere, un grande ruolo lo svolgerà ovviamente, lo svolgeranno gli organi della procedura concorsuale, quindi il giudice delegato, il commissario, i liquidatori che verranno nominati, dei creditori. Credo che tuttavia nell'interesse dei creditori, nell'interesse di tutti, c'è bisogno di fare abbastanza in fretta per assicurare la prossima campagna dello zuccherificio in mani industriali sicure che abbiano anche la capacità di investire per lo sviluppo dell'annata successiva dello zuccherificio. Quindi l'auspicio è che si possa concludere tutto entro la metà di aprile, entro la fine di aprile. Necessariamente i tempi sono un po' slittati, anche perché credo che chiunque voglia investire in una regione come il Molise debba avere chiaramente di fronte il nuovo governo della regione del Molise, chiunque esso sarà, perché chi investe ha bisogno di garanzie anche dal territorio.
Benissimo, la ringrazio dottor Alfieri, grazie del suo contributo notevole e buona serata. La prossima volta la vorremmo ospitare qui nei nostri studi. Subito a Miozza a Termoli, così lo liberiamo perché c'è un altro ospite a Termoli. Miozza, la situazione è questa, c'è un mezzo impegno per il 2013, Natale arriva e passerà così, in quel modo, insomma. Il suo commento rapido, la prego. Rapidissimo, voglio scindere le due problematiche. Voglio ribadire che non c'entra nulla il fatto di accedere a, di non poter accedere agli ammortizzatori sociali per non aver acquisito i requisiti. A quelli si deve accedere. Peraltro c'è un'ispezione anche del Ministero del Lavoro che avrà un seguito su questa storia. E la responsabilità su tutto poi ricadrà sulla Regione Molise, secondo come la vedo io, perché dare accesso a dei fondi stabiliti per queste motivazioni è oltre che obbligatorio, credo sia anche da un punto di vista umano. Credo e giusto. Qui bisognerebbe... Dopodiché Alfieri oggi ci parla di circa 4 mesi di campagna, io ho fatto bene il conto, e da fine aprile a fine campagna si tratterebbe di 4 mesi. Noi siamo stati, completamente abbandonati. Alfieri ha usato l'accetta, voglio dire, è il suo mestiere. Noi siamo quelli che hanno pagato di più e probabilmente vorremmo solo avere delle certezze per il nostro futuro, ma anche a livello di ammortizzatore sociale, vorrei dire all'assessore Scasserra. Perché, ripeto, ci sono questi soldi. Dopodiché, vista questa priorità, si tratterebbe di 9 unità lo zuccherificio, quindi una cifra neanche troppo alta, per poi cominciare a ragionare per il 2013, visto che Alfieri oggi ci dice, e io credo che quello che dica sia vero, perché anche sulla questione bieticola poi sono problemi di semine, dice bene quando dice non è facile oggi far tornare la bietola. Certo. Ricordo che il nostro è lo zuccherificio del Molise. Benissimo. Si chiama zuccherificio del Molise, ma l'anno scorso in Molise, scusami Giovanni, sono stati seminati solo 200 ettari. Sì, lui parla di 6.000, io ne so 4.500. Questo non può essere, noi abbiamo dei terreni fertili, una filiera corta con la bietola che ci può consentire di arrivare a 8.000 ettari. Benissimo. Intorno allo zuccherificio, da Montenero, e da lì dipende. Dallarino, San Martino, tutti questi luoghi. Benissimo, grazie Miozza, da lì dipende anche il vostro futuro evidentemente, dalla capacità di produrre e di vendere zucchero, è tutto legato. L'impegno, scusami Giovanni, voglio solo rinnovare l'impegno all'assessore su questa questione, che senta Benino Alfieri, che faccia richiesta dall'azienda per gli ammortizzatori sociali, per queste 9 unità. Alfieri però che è un top manager di qualità. Scusami, questo è importante, già è stato fatto questo discorso con la Molise Security, noi siamo felici per quelle 11 unità. Che vengono da una disoccupazione di coordinaria, da approfondire. E poi acquisiscono degli ammortizzatori in deroga. Va bene, grazie. E la sua idea, grazie Miozza. Se lascia il posto all'altro ospite avrà la possibilità di parlare velocissimamente. Allora, ci organizziamo così a questo punto, poi torneremo a Termoli, ovviamente dal Carrefour e dal nuovo ospite. Io cedo la linea a Giuseppe, abbiamo poco tempo, 10 minuti in tutto, dovevano parlare ancora un nuovo ospite a Termoli, tutti gli ospiti di Campobasso, più Carrefour, la ragazza, la signora Alessia. Giuseppe, massimo, veramente massimo 4 minuti, un giro di chiusura. A te la linea, Giuseppe. C'è un solito ritardo, ovviamente, prego Giuseppe, vai. Grazie Giovanni, cercheremo di farceli bastare. Innanzitutto recepisco immediatamente la domanda che facevi prima da studio. Come avete accettato dei pagamenti così dilazionati? Parliamo sempre con Rosario Siravo, allevatore. Allora, è sempre solo il discorso della serietà e responsabilità che abbiamo verso questa azienda. Noi allevatori abbiamo condiviso un percorso con la Solatrita, il 97% regione. Quindi hanno detto che dovevamo ritardare, avere un po' di pazienza per quanto riguarda i pagamenti e abbiamo accettato. Hanno detto che non avremmo perso niente e ci tengo a precisare, speriamo che non perdiamo niente. Quindi non siamo stati dei fessi, siamo delle persone responsabili. Chiarissimo.
Parliamo adesso invece con un trasportatore, Fioravante Romano. Stessa domanda anche a voi, cioè, qual è stata la decisione che vi ha portato ad accettare questo tipo di dilazione nei pagamenti? È lo stesso problema degli allevatori. Noi ci siamo fidati, abbiamo continuato a lavorare facendo debiti. Purtroppo noi del Frigo siamo quelli che andiamo in giro per l'Italia, ci abbiamo più spese degli altri. Oggi apprendo dai miei amici qua del Vivo, del Mancinificio, che loro hanno avuto il bonifico del mese di agosto e noi no. Non possiamo andare avanti così. Quanto può resistere in questa situazione? Io già mi sono fermato perché purtroppo non posso più andare avanti. Mi hanno bloccato le tessere, il gasolio e tutto. Gli altri stanno lavorando, non so, per un'altra settimana. Quindi una settimana di tempo al massimo. Sì, ma poi siamo arrivati alle comiche. Le comiche finali, perché la gamma ci ha garantito che dopo Natale ci darà qualcosa. Che ci può dare la gamma se noi non stiamo lavorando? Che mi dà la gamma? Io spero che l'assessore Scasserra ci stia a sentire, perché noi quello che vogliamo sono i soldi della Sollaguida e della Vicola Molisana che pensiamo. Non so la regione, vista che è dimissionario, come farà, però noi stiamo in mezzo alla strada tutti quanti. E questa è una vera emergenza poi da affrontare. Speriamo che veramente le notizie che sono arrivate prima nel precedente collegamento, nella possibilità di sbloccare qualche risorsa per voi la prossima settimana, si confermino come reali. E allora noi chiudiamo il nostro collegamento con un ultimo intervento, quello di Mario Damiano, che è di un consorzio, il consorzio Contram, si occupa in questo caso di mangimi. La vostra situazione, sì, infatti spostiamoci più qua, la vostra situazione invece qual è? Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare questa trasmissione che ci ha dato la possibilità, una delle poche possibilità, viste che noi come trasportatori non è che veniamo ascoltati spesso, diciamo. Detto questo, i problemi sono quelli degli allevatori, sono stati detti fino adesso. Pagamenti partiamo già da un minimo di 80 giorni, non prima, quindi di conseguenza il debito si accumula facilmente. Siamo arrivati ad oggi fiduciosi di quello che sarà il futuro, però è chiaramente importante capire e sapere quello che sarà del nostro passato, perché noi non ci possiamo permettere di perdere quello che abbiamo fatto fino ad oggi con la speranza di prendere un domani, perché non ci sarà domani per noi se non saremo pagati di quello che in qualche modo abbiamo fatto. Detto questo, voglio anche precisare che molte volte, anche non essendo pagati, siamo stati messi anche noi del consorzio dei mangimi, messi sotto pressione, perché chiaramente rifornire gli allevamenti di mangime significa non lasciarli senza, anche se tutti noi eravamo impossibilitati per le spese quotidiane di gestione, perché significa mettere gasolio, pagare officine, manutenzione varie, tutto quello che si vuole, lasciando stare ciò che anche a noi serve per vivere, perché anche noi abbiamo una famiglia oltre alle spese di attività, quindi è facilmente intuibile la situazione in cui ci troviamo, insomma. Qual è il credito che vanta questo consorzio? Allora, ad oggi stiamo parlando di 3 mensilità già fatturate sui 450-500 mila euro a tuttora. Siamo, come diceva l'amico, abbiamo ricevuto oggi o la settimana scorsa un bonifico riguardante agosto e non sappiamo sinceramente la fatturazione di dicembre in che direzione va. Pare che debba andare in GAM, però GAM, come è stato già detto e ridetto, non ha sufficiente risorse al momento. Mi auguro che vengano in qualche modo risolte queste problematiche, perché così facendo noi abbiamo poco tempo per continuare a soddisfare quelle che sono le regole del nostro contratto. Bene, io direi che possiamo terminare qui questo collegamento da Boiano, da Palazzo Colagrosso, dalla sala consiliare Roberto Coralillo. Ringraziamo chiaramente tutti i trasportatori e gli allevatori che ci hanno seguito e ringraziamo il sindaco, l'amministrazione, i collaboratori e anche il collega Piero Pontico che ci ha supportato. Restituiamo a voi la linea. Grazie Giuseppe, ci uniamo ai tuoi ringraziamenti. Noi ovviamente ringraziamo te
per il pregevole lavoro che hai fatto. Corriamo a Termoli, c'è un nuovo ospite, l'ho annunciato, Nicola Palombo, che è un giovane dirigente del Partito Democratico, dei Giovani Democratici, che insomma è stato, come dire, a fianco degli avventizi. Nicola Palombo, Nicola, lei ha sentito la posizione del manager dello zuccherificio sulla questione degli avventizi? Lei si è fatto promotore e autore di una lettera toccante che ha scritto in nome e per conto dei precari, degli avventizi. Come giudica questa situazione dopo l'intervento di Alfieri? La situazione è critica per gli avventizi e secondo me Alfieri non ha risposto adeguatamente, non ha dato le risposte che il coordinamento degli avventizi sta chiedendo ormai da settembre. Alfieri ha detto che la cassa integrazione, per quanto riguarda il reddito, la salvaguardia del reddito e quindi la cassa integrazione, i lavoratori avventizi non raggiungono i requisiti necessari per ottenerla. Allora io ho seguito tutta la discussione della puntata e trovo che ci sia un po' di confusione al riguardo e quindi vorrei chiarirla. I lavoratori avventizi dello zuccherificio sono 35 unità. 10 di queste in questa annualità non prendono la cassa integrazione perché non hanno raggiunto i requisiti, gli altri sì. Per queste 10 unità c'è la possibilità di prendere la cassa integrazione in deroga. In deroga alla legge vuol dire che non devi avere nessun requisito per ottenerla. E si tratterebbero di pochi euro che però consentirebbero a queste famiglie di avere una boccata d'ossigeno. I soldi ci sono quei 10 milioni di euro a cui si riferiva anche Gennaro Miozza, che e inoltre abbiamo avuto già un accordo con il dottor Rossi della presenza dei soldi e della disponibilità sua e dell'assessorato, quindi al lavoro, di impegnarli per questi lavoratori. Si tratterebbero di pochi soldi, di 10-15 mila euro in totale, che permetterebbero di avere un Natale più sereno anche a questi lavoratori. Inoltre aggiungo però che la cassa integrazione in deroga poi potrebbe servire l'anno che viene e quindi questo è molto importante, il discorso dei soldi non usati tutti quanti, cioè di questi 10 certo. milioni 5 sono stati effettivamente impegnati, altri 5 no. Lo Stato riutilizza questi il soldi per le altre regioni. Delle regole, e l'anno che sono, viene, no. quando dovrà riassegnare i fondi per la cassa integrazione in deroga al Molise, ne darà di meno, evidentemente. Il problema è capire la ieri, regola in qual è. Nel Consiglio regionale c'è stata una proposta appunto del Partito Democratico che è stata votata all'unanimità, anche l'assessore Scasserra l'ha votata, certo. dove si chiede all'assessore al lavoro, che quindi è il presidente della regione Iorio, di impegnarsi affinché si riesca a risolvere questa situazione, che i fondi vengano usati tutti quanti, né più né meno. Questo è il discorso, il succo della questione. E noi speriamo che sotto l'albero della crisi di Natale ci siano almeno questa possibilità. La auguriamo davvero. Grazie Palombo. Per chiudere ancora da Termoli con la signora Alessia Antenucci, cosa chiede alla politica rispetto alla sua questione lei? Io spero soltanto che non ci lasciano io veramente in balia delle onde, spero soltanto veramente che prendano posizioni e facciano di tutto, anche per aiutare proprio tutto il centro commerciale, proprio tutto il San Nicola, tutte le promesse che sono state fatte proprio anche davanti all'assessore per quanto riguarda la viabilità, tutto. Ma lei, speriamo lei... bene, speriamo soltanto che ci siano delle nuove prospettive, soprattutto per noi, siamo molto fiduciosi. Lei come passerà queste feste natalizie di fine anno? Come le passerà? Sarà preoccupata? Non sarà nel migliore dei modi, insomma. Okay. Va bene. La preoccupazione c'è, certo. La preoccupazione c'è, giustamente, siamo tutti, abbiamo delle famiglie. Bene. Però siamo fiduciosi, aspettiamo dei buoni risultati. Bene, noi le facciamo tanti auguri anche a lei, ovviamente, a Palombo, a Gennaro Miozza, soprattutto in particolare, grazie a Nardella. Torniamo a Campobasso per chiudere il ciclo. Allora, i costruttori cosa chiedono alla politica? È una domanda che le faccio spesso. Lei mi risponde sempre la stessa cosa, ma si può chiedere qualcosa di più oggi, secondo lei, visto che la crisi ha toccato ormai la bocca e non vi fa respirare?
di non mettere tante palline vicino al nostro albero di Natale questa campagna elettorale. Quindi voglio dire, noi abbiamo un albero che è spoglio, è rimasto senza foglie, è un albero che serve per dare una speranza al futuro. Cerchiamo di evitare tante cose inutili in questa campagna elettorale, di fare una campagna elettorale nel segno di un 2013 più futuro. Auguro all'amministrazione che andrà a governare questa regione di voltare pagina e, come dice il collega imprenditore Scasserra, dobbiamo credere, perché il futuro solo così lo possiamo superare e dobbiamo vincere questa battaglia. È un buon augurio, almeno con spirito di ottimismo. Tullo, cosa chiede lei ai politici? Ma veramente non mi sento di chiedere niente, perché semplicemente secondo me loro non hanno capito bene la situazione in cui versa il paese, perché se avrebbero capito bene la situazione in cui versiamo, sicuramente non vedremo queste cose che vediamo tutti i giorni in televisione, sui giornali. Dico questa cosa perché noi in azienda abbiamo fatto delle scelte impopolari. I lavoratori ci sono stati a seguire, ci hanno criticato e non viviamo un bel periodo. Qualche volta vi hanno detto anche venduti. Sì, ma più di qualche volta. Invece non sono venduti, ve lo posso garantire, li conosco da anni. Però io penso che i politici se la passano peggio di noi. Io mi trovo d'accordo con il signore, con Santoro, il collega vicino, che diceva questa campagna elettorale, perché in campagna elettorale si fanno tante di quelle promesse, e prendere in giro la gente in questo momento in cui veramente si sta raschiando il barile, la gente non può far mangiare i figli. Cioè, questo è il dramma. C'hanno il dramma giornaliero. Questo è il dramma. Russo, 30 secondi, la prego. Chiuda lei, come vuole, questa puntata. No, io generalmente sono ottimista dopo questa trasmissione. Sinceramente me ne vado con profondamente dispiaciuto, profondamente amareggiato, perché vedo la situazione in generale del Molise, che è una situazione critica. Io sono molto preoccupato della mia azienda, sono preoccupato dei lavoratori all'interno di quell'azienda, degli avventizi, perché ne sono tanti, dei lavoratori a tempo indeterminato, sono preoccupato dei lavoratori in genere di tutto il Molise. Io credo che la nuova classe politica, avremo delle nuove elezioni, quindi chi andrà a governare questo paese, questa regione, avrà dei grossi problemi. E io mi auguro che alla fine non dovrà portare le chiavi a Roma di questo paese, perché questa regione è sull'orlo del fallimento. Mi auguro che almeno questo Natale... Quindi rischiamo di eleggere il curatore fallimentare, il prossimo presidente della Giunta. Comunque l'augurio speriamo di speranza, speriamo di no. Pasquale Guaracino. Io volevo soltanto dire una cosa rispetto al Carrefour. Intanto abbiamo scritto a Carrefour perché non si capisce bene per quale motivo si parla di mobilità, quando invece si potrebbe parlare anche di cassa integrazione e soprattutto estenderla anche ai ragazzi interinali, facendo una serie di correttivi. Nei prossimi giorni faremo un'assemblea generale dove decideremo poi un percorso da dover fare, perché è impossibile che l'azienda Carrefour non dia nessun tipo di risposta al momento e non ci faccia capire la realtà dei fatti qual è. Il tavolo tecnico con l'assessore Scasserra va convocato immediatamente con risposte alle nostre domande, sperando che queste risposte siano il più positivo possibile. Concludo dicendo soltanto, per la questione della cassa integrazione di cui prima si parlava, della deroga in particolare, è stata già fatta. Il problema è uno. Si può fare tecnicamente. Il problema è uno, che ci dovrebbe essere un assessore, che attualmente non c'è, perché io l'assessore al lavoro, Michele Erorio, in assessorato non l'ho mai visto, ci dovrebbe essere un assessore al lavoro che viene e firma, che prende la responsabilità politica di firmare un documento. Mi sembra banale, però, possibile che non si può firmare una carta? Il problema non è firmare una carta, è prendere una decisione politica, perché il dottor Rossi, che fa bene il suo mestiere, è un tecnico. Non può prendere decisioni politiche. È un tecnico. Grazie, Guaracino. Assessore Scasserra, su questa cosa velocemente... Su questa devo dissentire totalmente, perché al presidente Iorio si possono rimproverare mille cose, tranne che è una persona che non si assume le responsabilità politiche e amministrative. Se ci sono numeri, come io ho ascoltato Paolo, che ha fatto una disamina assolutamente perfetta, se è vero che non occorrono requisiti, io credo che nei prossimi giorni il provvedimento si risolverà. Parato. Però io ho una domanda per lei, per chiudere. Prego. Velocemente, siamo già fuori tempo. Io voglio dire soltanto una cosa. Che ho visto sul sito del presidente della regione Molise
parlare di lavoro, parlare di giovani e parlare di tante cose. Non ho mai visto però un'azione programmatica su questa cosa. Vabbè, adesso non facciamo i politici, parlando di crisi. La domanda è questa. Lei da meno di un anno è assessore di questa regione, non c'era negli anni scorsi ovviamente, ma oltre che a dare soldi a Zuccherificio, Solagrital, grandi aziende, ITR, c'è stata un'operazione anche lì, che avete fatto per le piccole imprese? Avete messo delle misure di sostegno, ma hanno funzionato? Io credo che negli ultimi decenni le grandi aziende sono state beneficiarie di grandi risorse. Quest'anno, con il consenso pieno da parte dei miei colleghi di Vitaliano, del presidente Iorio, abbiamo iniziato a utilizzarli un po' diversamente. Pochi soldi, forse, 13 milioni di euro, li abbiamo iniziati ad avviare tra piccole, piccolissime imprese con dei prestiti diretti. Questa è l'assistenza del pubblico, il Mi fido di te. Il 5x1, uno strumento assolutamente innovativo che incentiva gli imprenditori a mettere soldi dentro le aziende, le banche a deliberare finanziamenti e la regione soltanto alla fine, dopo che gli altri due... Ma ci sono state aziende che si sono ricapitalizzate per effetto del 5x1? Beh, veramente ce ne sono state più dei fondi che abbiamo già messo a disposizione. Stiamo stanziando ulteriori fondi perché la media di 100.000 euro ad ogni azienda, in media, perché il massimo era 200, anche qui abbiamo aiutato fino ad oggi circa 40 imprese, le lascio immaginare queste 40 medie imprese che numero di dipendenti hanno, e l'edilizia devo dire ha risposto molto bene. Ora, con questa stessa logica, sia dell'assistenza finanziaria alle piccolissime e alle medie imprese, sia alla velocità, perché non mi stancherò mai di ripetere, noi abbiamo tirato fuori una graduatoria di un bando dopo 45 giorni dalla scadenza. Oggi quei signori che hanno risposto a un bando che scadeva a maggio hanno già preso i soldi oggi. Hanno preso i soldi, chi in acconto, chi in stato d'avanzamento. La stessa cosa la dobbiamo fare per l'aiuto all'edilizia, per spingere e rimodulare immediatamente dei FAS, per dare uno stimolo affinché si possa cantierare qualcosa. È l'unico modo per rimettere in movimento il circuito, perché le imprese edili non hanno solo necessità di essere pagate per fatture che hanno emesso 7, 8, 9 mesi fa, è un diritto sacrosanto, ma quando oltre al blocco non c'è la rotazione su quelle linee di credito, iniziano ad avere anche problemi con le banche. La movimentazione è fondamentale, credo che Santoro su questo possa convergere. Se si vede che c'è rotazione, ci si può riprendere. E l'edilizia, la cantierabilità, sono i settori di massima reazione, di massima reattività a livello occupazionale. Un'industria che produce polli, pasta, zucchero, verdure o quello che sia, per poter avere 10 dipendenti in più deve davvero fare una riforma fortemente strutturale. 4-5 cantieri edili nel Molise portano a lavorare 100 persone. Quindi ripartiamo da lì se vogliamo tutelare l'occupazione. Benissimo, con questo buon auspicio noi chiudiamo questa puntata, che è stata anche l'ultima puntata dell'anno. Ci prendiamo giusto 2 settimane di pausa per non darvi fastidio per il Natale, non per altro, insomma. Ma lo facciamo ovviamente con tanta attenzione, con il pensiero rivolto a chi oggi è in difficoltà, ai precari, ai senza lavoro, a coloro che vedono il futuro incerto, ai giovani e ai meno giovani disoccupati. Lo facciamo di cuore, vi auguriamo davvero serene feste, un felice 2013 e ovviamente ci vedremo l'11 di gennaio con Moby Dick. Grazie, auguri ancora e buonanotte a tutti.